bentornati su meteogiuliaci.it. Giovedì 16 gennaio, giornata di tregua, ma già con le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la numero 5 del mese, che, come vediamo dall'immagine del satellite virtuale, giovedì pomeriggio avrà già esteso la sua nuvolosità a tutto il nord e a parte del centro. Dalla previsione infatti vediamo al mattino ancora una situazione tranquilla con prevalenza di bel tempo al centro-sud e sulle due isole maggiori, nuvole in aumento invece al nord con le prime deboli piogge sul ponente ligure e sul basso Piemonte, dove avremo anche le prime deboli nevicate fino a quote collinari, effetti proprio di questa perturbazione che in serata porterà nuvole in tutto il centro-nord e in Sardegna con piogge sulle regioni settentrionali e in Toscana, nevicate sulle Alpi fino a 700-1000 metri e sul Cuneese fino a quote collinari. Le temperature saranno in calo al nord, dove scenderemo su valori un po' più invernali con massime comprese tra 4 e 9 gradi, in leggero aumento invece nel resto del paese, dove avremo ancora valori miti con massime comprese tra 10 e 14 gradi al centro, tra 13 e 16 al sud e sulle due isole maggiori. E questa perturbazione insisterà a lungo sull'Italia, portando maltempo venerdì al nord e sul medio Tirreno e nel fine settimana su gran parte dell'Italia. La consolazione è che, se non altro, continueremo ad essere risparmiati dal grande freddo. Ma quando arriverà allora l'inverno vero? Per saperne di più vi invito a guardare il video successivo e a consultare il nostro sito meteogiuliacci.it.